Il contributo che la consulenza filosofica può dare oggi a tutti coloro che in qualche maniera vogliano emanciparsi da una condizione di incertezza, di disorientamento, che sono un po' le caratteristiche del nostro tempo, è un contributo secondo me estremamente elevato. La consulenza filosofica si propone come uno strumento nuovo, innovativo, particolare, efficace, per introdursi a forme di vita più alte, a forme di vita migliori. Certo, come tutte le pratiche nuove e innovative, c'è stata all'inizio una certa fluidità nelle definizioni, anche una certa confusione, inutile negarlo, anche perché molti ne hanno parlato e ne hanno parlato senza poi averne realmente esperienza, senza averla praticata realmente. Allora gli sono dette molte inesattezze, gli sono fatte anche molte chiacchiere intorno alla consulenza filosofica. Tuttavia ormai è una pratica consolidata che ha anni di esperienza alle spalle e dopo molti anni di lavoro e di confronto la situazione ormai è cambiata, non è più quella delle origini. Oggi è possibile elaborare, secondo me, delle sintesi chiare, articolate, della natura, della struttura operativa, concreta, pratica della consulenza filosofica. È quello che ho provato a fare in questo volume, cioè nel manuale della consulenza filosofica. È il primo manuale che viene pubblicato in Italia, direi uno dei primissimi anche nel resto del mondo. Il tentativo è quello di fare chiarezza sulla definizione innanzitutto di una pratica dialogica così innovativa, liberandola soprattutto da molte confusioni, da molti equivoci, da molte ambiguità che l'hanno caratterizzata. Cioè si tratta ad esempio di definire, di ritagliare lo spazio della consulenza filosofica, distinguendola con chiarezza da tutte le altre forme del dialogo. Il dialogo, il colloquio medico, il colloquio psicologico, educativo, spirituale, amicale, eccetera, eccetera. La consulenza filosofica ha la sua natura, la sua identità e va chiarita e definita con esattezza rispetto a tutte le altre situazioni in cui noi viviamo dimensioni di dialogo. Qui si tenta di dare un'articolata analisi di ciò che la rende possibile, di ciò delle condizioni che rendono possibile una consulenza filosofica, ma anche dei suoi momenti costitutivi e persino delle tecniche utilizzate. E questa è una grande novità, considerando che si è sempre detto che la consulenza filosofica non ha una vera e propria tecnica. In realtà l'esperienza ci ha mostrato che esistono delle prassi molto precise e queste ho tentato di raccontare chiaramente in questo manuale. Si tratta poi, anche questa è una novità, credo, di esplicitare i meccanismi di trasformazione a cui dà origine e che determina e che la distinguono da altre, da molte altre dimensioni, da molte altre pratiche. L'idea di fondo è quella di fissare uno step, cioè un gradino del percorso di ricerca intorno a questa pratica. L'idea non è quella di fissare naturalmente una normatività, si tratta di raccontare con esattezza, in maniera trasparente, quelle che sono le prassi che hanno contraddistinto il mio lavoro di consulente filosofico di questi anni e la mia esperienza della consulenza filosofica, che è un'esperienza nata da sul campo, ma anche dal confronto con tutti i maggiori consulenti filosofici italiani e anche stranieri all'interno delle dimensioni associative che caratterizzano questa disciplina. Un nuovo livello di discussione, questo vorrebbe essere la proposta che questo manuale fa pubblicamente, fare un salto di qualità nella discussione partendo da alcuni dati concreti. Nella prospettiva, che è poi la prospettiva che informa di sé la consulenza filosofica, cioè quella di affermare uno strumento che serva a orientarsi nella vita attuale, che serva a dare un minimo di chiarificazione a noi tutti in una società sempre più frastornata e sempre più povera di riferimenti.